Una Superlube Macerata batte con un secco 3-0 lo Zenit Kazan nell'esordio della Pool E della Champions League 2014. Una partita perfetta per la squadra di Giuliani, che piega la resistenza dei fortissimi avversari russi. Straordinarie le prove di Kurek, 17 punti e 71% in attacco, e del capitano Zaitsev, capace di mettere a terra 20 punti in 3 set. Sentiamo proprio Zaitsev, Henno e un entusiasta patron Giulianelli. Godo come un porco, devo dirlo. Abbiamo atteso tanto questa partita di questa sera, l'abbiamo voluta aspettare fortemente perché era un banco di prova importantissimo per noi ed era l'occasione perfetta per far vedere a tutti e soprattutto per dimostrare a noi stessi che sappiamo giocare a pallavolo e sappiamo farlo bene. Sta venendo piano piano fuori il carattere della Lube, sta venendo fuori quello che la società ha cercato di costruire durante l'estate, stanno cercando di venire fuori i caratteri all'interno del gruppo, all'interno anche del campo, e quindi siamo ancora in fase di costruzione, abbiamo ancora parecchio da migliorare secondo me, però già possiamo ritenerci per questa sera soddisfatti. Abbiamo fatto veramente una grandissima partita perché poi rispetto al calendario non è che abbiamo giocato l'altro ieri, quindi poi oggi un strepitoso 3-0, non si poteva cominciare così bene, veramente fantastico. Dopo quella sconfitta di Trento ci siamo parlati veramente a cuore aperti, ci siamo detti di cose che non abbiamo fatto l'anno scorso. E questo secondo me è stato un grande punto di partenza per la Lube. E quindi abbiamo lavorato il doppio perché avevamo dei obiettivi grandi e adesso dobbiamo continuare su questa strada. È forse la partita più bella che abbiamo giocato qua a Macerata di fronte a una squadra che possiamo considerarla una delle prime nel mondo. Io penso che gli spettacoli di questo genere, la possibilità di poterla vivere, poterla esserci stasera in questa cornice, sia una gratifica, sia una cosa importante per tutta la città e per chi ha potuto essere qui presente. Perché noi altri abbiamo fatto questa squadra e l'abbiamo fatta nell'ottica di creare veramente ogni volta uno spettacolo, una partita sempre a vincere. Stasera ci siamo riusciti in una maniera straordinaria. Era un contesto mondiale, noi ci siamo battuti con la prima squadra, una delle più forti squadre nel mondo, era importante esserci. Rapotella domani raccontare, stasera raccontare. Io c'ero, ho vissuto quella partita in una maniera incredibile, l'abbiamo visto, noi siamo qui, ce la possiamo giocare e chi vuole lo spettacolo, il palazzetto è aperto per tutti, anche per chi rifiuta i biglietti, anche per chi non gradisce un invito che potrebbe essere un invito di venirci a vedere e venirci a sostenere.